Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 3 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, settimana faticosa e un po' sottotono a causa di un rapporto complicato con qualcuno che siete costretti a frequentare oppure a causa di un momento di liberazione e ribellione che sentite di esternare. Non sarà né la giornata né la settimana giusta per mettere in mostra la vostra indole dinamica ed espansiva. Mantenete la calma, il vento girerà presto. Sarai in grado di afferrare al volo le occasioni che ti si presenteranno in questa giornata. In ambito lavorativo, sarai indipendente e riuscirai a controllare gli istinti. In ambito affettivo, sarai un po' inquieto per il suo atteggiamento un po' scostante. Una piccola complicazione si presenterà questo pomeriggio, ma sarete in grado di riconoscerla e affrontarla. Tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente, nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato, ma che adesso non attira più così la vostra attenzione. Le sfide che vi attendono potrebbero non essere delle passeggiate e potreste dover trascurare gli affetti. Si prospettano tempi duri sul lavoro. Quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 10. Toro. Cari Toro, in vista per voi un amore nuovo o uno che sta per ripartire. Evitate di frequentare persone troppo simili a voi, testarde e distratte, altrimenti rischierete di scontrarvi con durezza. Attenzione alle relazioni a distanza. Non è il momento giusto per rischiare il tutto per tutto. In questa giornata, porterai a termine i compiti che ti verranno assegnati nel lavoro anche se ciò potrebbe farti rimandare un impegno che avevi preso da tempo. In ambito affettivo, se sarai maggiormente diplomatico ed accondiscendente potrai vivere meglio il tuo rapporto. Un pizzico di spontaneità favorirà il nascere di nuove amicizie o di un promettente amore. A qualcuno può sembrare che il giorno cominci male, ma sapete come trasformarlo in qualcosa di buono. L'amore è con voi oggi e potete sistemare tutto con una buona dose di sorrisi e di buon umore. Al lavoro potreste dare un tocco di classe o l'ambiente, a scuola potreste proporre un progetto entusiasmante da fare insieme ai vostri amici. Provate a divertirvi. Lavorare in gruppo con un nuovo socio o con un amico renderà alcune piacevoli ricompense, per cui non siate timidi oggi nel lanciare un nuovo progetto per il gruppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 9. Gemelli. Cari Gemelli, le prossime ore di questo gennaio 2023 potrebbero portarvi a spendere qualcosa in più. Agitazioni e tensioni persistono nella sfera sentimentale. In questo mese ci si deve chiedere se si ama ancora una persona. I problemi di coppia devono essere affrontati senza perdere troppo tempo. Coraggio. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice e dalla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Oggi sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Ha ottime opportunità nel lavoro, che non dovrete lasciarvi sfuggire di mano, potrebbero aggiungersi simpatici momenti in compagnia di amici, viaggi e una bella vacanza. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Novità intriganti in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Cancro. Cari Cancro, il vostro modo di essere aggressivo e ironico potrebbe non piacere a tutti. Per cui evitate questo atteggiamento almeno in famiglia. Durante la giornata di oggi, 3 gennaio 2023, sarete nervosi e dovrete capire cosa dice il vostro cuore. Non siate vili in amore. Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto.
Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina. Sarete anche stanchi di ascoltare le lamentele altrui, ma riuscite sempre a portare un po' di leggerezza nella vostra compagnia. Abbandonate il rancore, è un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Se siete impegnati con il lavoro anche nella giornata di oggi, non prendetevela troppo, non è il caso di farne un dramma. Può rendersi necessario liberarsi di problemi dovuti al lavoro o ad autorità, quali i superiori di lavoro o le autorità costituite, o anche nella sfera personale, un matrimonio mal riuscito, genitori oppressivi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Leone. Cari Leone, siete desiderosi di uscire, incontrare e svagarvi. Migliorano le condizioni di salute per chi ha avuto un malessere. In amore cercate conferme importanti. Tranquilli, arriveranno. Un quadro astrale così positivo va sfruttato, quindi agite con coraggio e fiducia. Buone notizie in arrivo. Avvertirai una grande esigenza di confronto, soprattutto in ambito professionale, qualcosa non ti soddisfa e vorrai manifestarlo. In ambito affettivo, sarai più pignolo del solito e vorrai fare di testa tua. Un consiglio, danne motivazione. In questa giornata potrebbe accadere proprio a voi di sentirvi fuori posto in un luogo che solitamente vi è familiare e che non avete attentamente considerato come pericoloso o insidioso in questi ultimi tempi. I soldi non sono l'aspetto fondamentale della vita, quindi anche per voi dovrebbe valere questo monito. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Potrà anche sembrar. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, nel corso delle prossime ore recupererete energie grazie alla luna favorevole, ma non strafate ed evitate spostamenti. C'è tensione, ma chi sta lavorando già, deve darsi da fare e mettersi in gioco anche in prospettiva futura. Prudenza in amore. Sarai poliedrico e vedrai tutte le sfaccettature di ogni argomento, ed agirai con destrezza. In ambito lavorativo, sarai sommerso dagli impegni. In ambito affettivo, criticherai un comportamento della partner. Un consiglio, analizza anche te. Se siete in fermento per qualcosa che deve accadere nella vostra relazione amorosa, o in una relazione con un amico, cercate di tenervi pronti in questa giornata, poiché l'eccitazione potrebbe salire alle stelle. Non avrete rivali in amore, soprattutto se appartenete alla terza decade. Siete disposti a lavorare notte e giorno per ottenere successo? Ebbene, questa giornata sarà l'inizio di qualcosa di nuovo, solo se lo vorrete davvero e se siete pronti ad impegnarvi. Avrete delle conversazioni molto interessanti con persone che vi daranno numerose delucidazioni sul vostro imminente futuro, non fatevi suggestionare troppo però, la strada è ancora lunga e faticosa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, pesantezza e stanchezza stanno caratterizzando le vostre giornate di inizio anno, specie se lavorate con il partner. Attenzione a non rovinare tutto. Dovreste mantenere il desiderio di emergere di libertà anche dopo le feste quando sarete costretti a tornare sulla terra. In questa giornata gli astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio, mischia il vero con il falso. Chiarite eventuali malintesi in amore con un dialogo aperto e sincero, non chiudetevi in voi stesse. Oggi non avrete voglia di condividere con gli altri nei vostri sentimenti, ma neppure quelli degli altri, per cui sarà meglio prendere le distanze da coloro che sapete essere più espansivi sotto questo punto di vista. Non abbattetevi se il vostro capo preferirà il lavoro del vostro collega o se il vostro migliore amico vorrà uscire con un nuovo conoscente,
senza di voi. Non cercate di avere ragione per forza in un campo che non conoscete, rischiate di apparire ridicoli. Sforzatevi di ascoltare e imparerete molto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, vi sente più motivati, forti e reattivi del solito. Liberatevi dei pesi che vi fanno stare male nel corso della giornata. Grandi speranze sotto il profilo personale. In questa giornata, avvertirai la necessità di riprenderti dallo stress accumulato e deciderai di risparmiarti in ambito lavorativo. In ambito affettivo dovrai dare il meglio di te stesso per calmare le furie della tua partner. Un consiglio, fai attenzione ai messaggi che ricevi. In questa giornata la situazione economica altrui vi farà pensare anche alla vostra di condizione economica. Cercate ovviamente di ridurre le spese in questo periodo di crisi, ma senza troppo esagerare, le cose necessarie restano sempre tali. Qualcuno cercherà di mettervi in difficoltà e dovrete per cui tirar fuori tutta la diplomazia e il fascino che possedete, per poter resistere ai colpi battenti di questa vipera. Lasciate che la gelosia o la collera prenda il sopravvento sulle vostre priorità? Questo è un errore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, quello appena iniziato sarà un anno di cambiamento a livello lavorativo. Di solito non gradite, ma allontanate lo spirito conformista. Il destino ve lo chiede e vi ha lanciato segnali da raccogliere al volo con coraggio. Attenzione alle discussioni con le persone Cancro. Potrebbero ferirvi. Molte cose in ambito economico iniziano a procedere per il verso giusto e questo ti aggrada parecchio e ti rende più amabile nei confronti di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, evita di imporre le tue amicizie che non sono ben viste dalla partner. Purtroppo quando si lavora, alcuni compiti sono più difficili di altri, oggi è toccato a voi il fardello più pesante, ma presto tutto tornerà alla normalità. Soprattutto se fate un lavoro che vi mette in contatto con il pubblico, dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia. Avete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni, soprattutto in quelle sentimentali, ed in questa giornata ve ne accorgerete, quando il vostro partner o la persona che vi piace vi rimprovererà di essere troppo incostanti. Oggi il vostro umore sarà alquanto altalenante, poiché la luna ha deciso di tirarvi qualche scherzetto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, la luna transita nel vostro segno e vi porta una giornata positiva, molto positiva, per l'amore. Avete un po' di rabbia dentro, non sempre le cose vanno come si spera. Probabilmente alcune situazioni vanno cambiate alla base con coraggio e fiducia. Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Belle novità in campo amoroso. Andate sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mancano. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, recupero in vista per le coppie che hanno avuto problemi. Il mese di gennaio 2023 sarà propizio agli incontri e alle relazioni. Miglioramenti anche nell'ambito lavorativo e questo aiuta chi ha speso troppo. Avrai voglia di fare delle lunghe passeggiate e di distenderti. In ambito lavorativo, i vari impegni non ti concederanno pausa ma ti lascerai andare alle fantasie che ti aiuteranno. In ambito affettivo, potrai ricevere un invito inatteso da una persona che ti affascina.
dovete prendere delle decisioni, ma non è proprio questo il momento. Cercare troppo il proprio tornaconto personale calpestando il lavoro fatto dai vostri amici e colleghi non è salutare alle vostre finanze. Siate disponibili e accettate qualche critica in amore se siete nate alla fine del segno. Avrete bisogno di compagnia, ma le persone che volete accanto non hanno tempo per uscire con voi, devono lavorare troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Pesci. Cari pesci, settimana molto positiva, previsto un recupero psicofisico importante. Diverse emozioni ravvivano il vostro cuore. Potreste sentirvi agitati se famiglia e amore sono lontani in questo mese. Chi discute sempre non è tranquillo nel cuore, un allontanamento potrebbe non essere stato gestito nel migliore dei modi. In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio: non prendertela se saltano fuori i tuoi. Le persone che lavorano a stretto contatto con voi in questa giornata potrebbero fraintendere alcune vostre parole e potrebbero offendersi senza motivo. Coloro che disturbano la vostra quiete vanno senz'altro allontanati in un modo o nell'altro, poiché il vostro lavoro è importante e non va sminuito in nessun modo. Oggi potresti arrabbiarti con uno dei tuoi figli. Non hai altra scelta che affrontarlo e parlare con lui, non sarà facile ma è necessario, e getterà le basi per un dialogo migliore in futuro. Fate bene a controllare le vostre emozioni in questa giornata poiché siete sulla strada giusta per concludere un periodo negativo sul fronte sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.